abbiamo sempre detto che Pedemontana era innanzitutto una devastazione del territorio. Pensiamo che, insomma, sappiamo che se fosse completata l'opera sarebbero 600 ettari di territorio sottratti sostanzialmente anche all'agricoltura. Oggi ne sono restati realizzati meno della metà, ma insomma siamo preoccupati. Però devo dire che, come dire, i dati, quello che sta uscendo in questi giorni sui giornali ci conforta, nel senso che non siamo i soli che hanno puntato l'attenzione proprio sulla gestione anche di Pedemontana. Allora, il famoso project financing, che doveva essere come dire un finanziamento che non andava a incidere sulle casse dello Stato, in realtà si è rivelato un flop. L'opera è finanziata anche e molto dalle risorse pubbliche, quindi dalle tasche, insomma, di ognuno di noi. È uscito un pezzettino anche di contributo per la Pedemontana, ma la cosa peggiore è che a questo contributo, a questo sacrificio che è stato chiesto anche a tutti noi, non corrispondano come dire, una situazione finanziaria che non solo mette in tranquillità chi ha contribuito, ma soprattutto che mina di fatto quello che noi abbiamo sempre detto, che l'opera era un'opera che non si reggeva dal punto di vista economico, che i volumi di traffico non erano quelli che erano stati annunciati, e mi sembra che la gestione di Pietro l'abbia ben evidenziata nei mesi scorsi, che i volumi di traffico erano stati in qualche modo sopravvalutati, e la realtà ci sta dando ragione proprio per i volumi che non ci sono. Quindi, come dire, il mercato non ha recepito, se vogliamo metterla su questo piano, una novità di una strada che doveva in qualche modo essere così un attivatore economico anche del territorio. Quindi ci chiediamo perché non solo tanta devastazione, ma anche perché siano sfuggiti così di mano i conti, e adesso chi può porre rimedio, oltre ovviamente alla magistratura.